Andiamo alla quarta strategia, la quarta carta da mettere sul mercato. Come sempre, verde o rossa? Allora, stavolta è verde e vado sulla storia, diciamo, probabilmente più calda del mercato italiano negli ultimi mesi, che è la questione generali. Quindi long su generali 18,70 l'ingresso, 18,30 lo stop, 19,50 il take profit. Diciamo, il ragionamento è ancora una volta analogo al precedente. Domani Mediobanca è attesa insomma, da un appuntamento importante con l'assemblea e quant'altro. E su generali, dagli internal dealing si vede che sostanzialmente quasi ogni giorno del vecchio nonché Caltagirone stanno facendo degli acquisti proprio per cercare di come dire, limare la loro quota. Qui il titolo, se fai caso, da quando si è accesa questa vicenda all'Atere con insomma, questa sorta di diaspora, no, fra del vecchio che la sua veneranda età, oltre credo abbia circa 85 anni, ha deciso insomma questa operazione, insomma, per certi versi rimarrà nella storia, no? Comunque insomma non è una favola, il titolo è molto comprato, quindi ogni storno tendenzialmente è un'opportunità di ingresso, considerando anche quello che sta accadendo, ci si strappa un po' le azioni di mano fra i grandi azionisti. E quindi un long su generali è secondo me assolutamente legittimo e proprio in attesa di quanto poi succederà, diciamo, su uno scontro finale dove poi si andrà alla conta delle azioni e lì insomma sarà interessante capire quale delle due parti avrà avuto la meglio. In ogni caso, insomma, operazione anche qui con un rischio rendimento ragionevole, 18,30 è lo swing precedente, quindi un livello abbastanza letto graficamente. Insomma, diciamo, si punta sul fatto che questo fine Una d'anno. considerazione, Pietro, nel chiederti ovviamente se ci ripeti tutti i livelli così li mostriamo anche in grafica, una considerazione, un messaggio anche per chi ci segue, generali, piuttosto che venderle vedendo tutto quello che c'è in atto, è da valutare dove comprarle. Quindi ecco, non provare magari a fare short su short nel momento in cui ci sono i grandi investitori che stanno comprando, eventualmente vi fossero dei ribassi anche tra virgolette corposi marcati, mettiamola così, ecco, quella può essere magari l'occasione invece per rientrare se si è perso il treno. Sì, lì secondo me gli acquisti scalettati sono una cosa interessante, no? Io non sono quei trader proprio super rigidi, sai, che dice, ah, io entro e metto uno stop rigidissimo. L'abilità di un trader, però, francamente, Riccardo, è anche la sensibilità nel capire il momento, no? Nell'evitare di utilizzare tecniche standard, perché con lo standard non si va molto lontano, no? Allora, la vera abilità è capire su quel contesto qual è la tecnica più opportuna. In questo caso, secondo me, gli acquisti scalettati sono un'ottima cosa, quindi tu non spari una sola cartuccia, no? Dici, ok, voglio comprare 100 euro di generali, non la spari tutta, che ne so, a 18,70, 18,90, dove entrare, ma dici, ok, faccio un piano e quindi inizio a entrare oggi con una prima cartuccia di 25 e poi se scende continuo a comprare, quindi non è una media ribasso, ma è una strategia pianificata ex ante di acquisti scalettati. Qual è la differenza? Può sembrare una cosa simile. La media ribasso si fa inseguendo, no? Non ragionata. Vuoi ti Si fa di incaponisci? pancia, si fa di impulso, si fa di sofferenza. Esatto, si fa di sofferenza che poi in realtà è puntare su un cavallo zoppo perché uno vuole, insomma, continuare caponirsi, no? Però qual è il problema della media di basso? Che tu poi vai a alterare l'equilibrio di un portafoglio, no? Ma se invece ho battezzato all'inizio che voglio metterci 100 euro su generali e non ce ne metterò mai di più perché non voglio alterare l'equilibrio poi del portafoglio in generale, va benissimo entrare su più livelli. Poi chiaramente uno deve immaginare anche uno scenario di uscita negativa, però insomma l'ingresso scalettato, soprattutto per chi fa investimento un po' più arioso e non trading stretto, è una cosa molto ragionevole su un titolo in trend rialzista. Come generali, su cui ci sono delle prospettive interessanti, almeno fin quando non si chiude questa partita. Ok, allora non ci resta che fare il riepilogo dei livelli e poi passare all'altra carta. Sì, 18,70 ingresso, 18,30 stop loss, 19,50 target.